Benvenuti in questo nuovo video. Oggi il dottor Scardovelli ci parlerà di come liberarsi dalla sofferenza e trovare la serenità interiore. Con la sua grande esperienza nella pratica della psicoterapia, il dottor Mauro Scardovelli è un esperto nel campo della crescita personale e del benessere emotivo. Attraverso le sue conoscenze e competenze ha aiutato migliaia di individui a superare il dolore interiore e a trovare la felicità nella propria vita. La sofferenza interiore può assumere molte forme: ansia, depressione, stress, insicurezza e molto altro ancora. Ma il dottor Scardovelli ci ricorda che non dobbiamo accettare passivamente il dolore, ma possiamo imparare a gestire le nostre emozioni, trovare equilibrio e a costruire relazioni sane con noi stessi e con gli altri. Guarda il video fino alla fine e fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. Iscriviti al canale e attiva la campanellina per rimanere aggiornato sui nuovi video. Buona visione. Fantastico, sembra che siate interessati. Fondamentalmente, ciò che ci fa soffrire non sono le cose che ci succedono, quelle sono degli inneschi. Se io fossi stato da più tempo ben in contatto con la mia infanzia interiore, quello che mi è successo in quei giorni, ma guardavo, mi andava a ridere, mi andava a fare una risata, come spesso faccio. Però dagli qua, dagli di là, certe debolezze poi vengono fuori. Quindi quello che noi poi cambiamo nella vita non è che non soffriamo più. Voglio dire, se tu hai un fidanzato, no, mettiamo che tu ce l'hai avuto, immagini avercelo, non lo so, ecco. A volte uno è sfigato, no? Cioè, fa una prova. Tu c'hai una fidanzata, c'hai una moglie, una concubina, non so, ci avrai qualcuno, no? O qualcosa che... Allora, mettiamo che quest'altro essere umano, a cui in qualche modo siete legati perché vi siete amati o vi amate ancora, riesca a mettere il pugnale esattamente nel punto più doloroso del vostro cuore. Come state? Male, se non si scappa. Allora, questo è evitabile? Questo dolore? No. Se la persona che tu ami profondamente, improvvisamente, ti guarda e dice: oh, ma chi sei tu? Ma chi ti conosce? E se ne va con un altro. Ma proprio... Non puoi non soffrire. Se vuoi non soffrire, l'unico posto è dove si sta sdraiati sottoterra. Lì pare che non si soffra più, ma non siamo manco certi. Se no soffri. Allora, che cos'è che possiamo fare? Non certo evitare questa sofferenza, che è una sofferenza inevitabile. Capisci? È inevitabile. Però, attenzione, il modo con cui rispondiamo alla sofferenza è decisivo. Perché? Se diciamo, non doveva succedere, non dovevi farlo, non era giusto, me la piglio con i miei genitori, me la piglio con Dio, me la piglio con me, me la piglio con... Insomma, mi arrabbio per questa cosa e mantengo il rancore. Bene, allora quel dolore che è forte, da così, e la cui durata sarebbe stata da qua a qua e poi si sarebbe attutito, invece da così diventa così e la durata si fa infinita. Quindi la sofferenza necessaria non è evitabile, ma noi siamo attrezzati per reggere la sofferenza necessaria, siamo costruiti così, non è mica la vita ci ha messo al mondo così rincoglioniti. Siamo in grado di reggere alle peggiori disgrazie, siamo in grado, con dolore, ma siamo in grado. E siamo in grado anche di trasformare queste sofferenze in un moto evolutivo che ci fa rendere più compassionevoli nei confronti degli altri. Questo atteggiamento va appreso. Quindi, come ci comportiamo nei confronti della sofferenza che viene dentro di noi, che viene indotta, ecco, come reagiamo alla sofferenza fa la differenza. E mi fermo qua. Quindi, questo diverso atteggiamento, accetto la sofferenza e accetto di fare ciò che ci vuole per trasformarla, è questo. Rifiuto la sofferenza, la giudico, dico che non ci deve essere, cerco il colpevole, cerco la vendetta, la ritorsione, è questo. È il falso, il male, l'ingiustizia, la bruttezza e la scissione. L'opposto. Le pratiche che faremo sono dei facilitatori per passare
questo, questo, a questo. Che non vuol dire ha ha ha, oh, per me è tutto uguale, tutto. Morto mio figlio, ha ha ha, cosa vuoi che sia, un'illusione, ha ha ha. No, sono da solo, mi hanno abbandonato tutti, ha ha, per me è tutto uguale, tanto. Ma sono cazzate, sì. Soffri, ma mantenendoti così, dopo un po' arrivano degli aiuti da dentro. Cioè, perché esiste non solo l'inconscio dove c'è Ottaviano, che poi fa la guerra definitiva a Marcantonio e Cleopatra, distrugge Alessandria d'Egitto. Non c'è solo quell'inconscio lì. C'è anche l'inconscio dove abita il Buddha, dove abita Gesù, dove abita Socrate, dove abita Epiteto, dove abitano i grandi dell'umanità. C'è anche tutto quello. E quello, quell'inconscio superiore, essendo coerente al modo in cui funziona l'universo, perché l'universo non funziona per distruzione, per disgregazione. Il principio della vita non è quello. Quello è il principio della distruzione della vita. Qui, il simbolo, questo, la morte. Questo è il simbolo della vita. Eccola. Questo inconscio in cui albergano queste forze è coerente al modo in cui funziona la natura. Per questo che è potente. E per questo che chi ha fede, ma deve avere fede, su questo, supera la paura. Come un alpinista supera la paura se trova la via, capisce che è sulla strada giusta. Finalmente c'è la strada. Ecco, se fate questa svolta, forse molti di voi l'hanno già fatta, fare questa svolta è l'inizio di una nuova vita. Questa svolta. Non lamentarsi più, non pretendere più e non accusare. Fine di pretese, lamentele e accuse. Il che non vuol dire che quando io soffro per una cosa, magari chiamo lui, che è una brava persona, dico, senti, posso sfogarmi un po', ma lo dico che è uno sfogo, non mi ci identifico, guarda, ti sparo addosso, ti dirò un sacco di cazzate, e sparo. Mia moglie ha fatto così, mio gatto ha fatto così, mio topo, persino il mio topo mi ha tradito, gli ho portato la migliore scatoletta e invece lui poi l'ha venduta al suo peggior nemico, insomma, mi sfogo per un bel po', sono tutte cazzate. Se vogliamo andare a vedere, visto il potenziale di esseri umani che siamo, quando facciamo queste cose, ci riduciamo veramente a livello della chiacchiera. Tutti dovrebbero fare almeno un anno di esperienza psicoterapeutica, obbligatorio per legge, a sentire come le persone parlano. Non ci si può credere. Persone di 40-50 anni che parlano con un bambino di 2 anni e 2 mesi, regredito a 6 mesi. Però questo bambino di 2 anni e 2 mesi, regredito a 6 mesi, dirige una banca, dirige un'assicurazione, ha sotto di lui degli impiegati ed è in grado di determinare il clima della sua organizzazione. Questo bambino di 2 anni e 2 mesi. Ecco, quando cominciamo a vedere queste cose ci rendiamo conto che forse è il momento di capire che non possiamo lasciare che gli esseri umani si riducano così. Fatti non foste per vivere come brutti. Ma così è? Andate negli uffici, andate nei dipartimenti universitari, dietro le quinte, davanti no, tutti col cavatino, dietro dovete andare. L'esperienza dovrebbe essere obbligatoria anche quella, abitare per almeno un mese nelle retroscena dell'università, che è il luogo di formazione della classe dirigente. Se da lì possa uscire una classe dirigente, di che tipo? Quella che c'è. Se il video ti è piaciuto, ricordati di lasciare like, iscriverti al canale e attivare la campanellina, così sarai sempre aggiornato sui video che usciranno.